Bentornati a Psicologia del pensiero debole. Una delle difficoltà di fare video, eh, di comunicare più, più, in senso più lato, ma diciamo di fare video visto che siamo qua a guardare un video o a fare un video, è trovare eh, come dire un, un lessicale, cioè un modo di parlare, un modo di comunicare, una forma di comunicazione comprensibile alla maggior parte della gente. Ora, questo pone, come dire, un limite e una riflessione, che è quella che volevo appunto portare qua, in questo video. Ehm, dal momento che io, come individuo, ho una mia linea comunicativa, ho una mia linea formativa, quanto sono in grado di poter comunicare con tutti, cioè con persone che hanno modelli di comunicazione, aspettative di comunicazione estremamente elevate, raffinate, non lo so, sia dal punto di vista, della, che ne so, della prosodia, del, quindi del modo di dire, ma anche dei concetti, sia persone magari molto semplici alle quali basta una riflessione molto semplice per essere appagati e per reputare che non hanno perso tempo a vedere i miei video o un'altra cosa. Um, beh, è un po' un problema, nel senso che uh, naturalmente, um, cioè in linea di principio, una persona che ha una buona capacità comunicativa può uh, scendere al di sotto della propria dimensione comunicativa adattarsi ma non è sempre vero questa cosa non è sempre vero di certo chi ha un modello di comunicazione semplice con eh, una scarsa ricchezza lessicale per esempio eccetera una non conoscenza alla grammatica o quello che è eh, difficilmente può simulare di avere delle competenze che non ha eh, il problema, è, naturalmente, è che poi una cosa sulla quale ci si riflette poco è che si pensa come si parla e si parla come si pensa. Cioè, quando voi sentite una persona assolutamente illetterata e eh, che parla male e eh, che magari vi fa ridere, che fa degli strafalcioni, non si sente, magari. Ne... Beh, non è che è dentro la sua testa parli bene e abbia un problema di fonazione, cioè solamente in determinati casi, che può essere la fasia, la balbuzie eh, o forme di timidezza che bloccano il processo come dire, elaborativo del linguaggio fino alla parte fonetica, c'è una differenza fra come pensiamo e come parliamo, ma nella maggior parte dei casi, voglio dire, eh, si pensa come si parla. Per cui la persona illetterata, la persona che sbaglia il congiuntivo sbaglia il congiuntivo anche in testa. Bene, allora però il discorso a un certo punto è ehm, ha senso ambire, ed è qui il messaggio come dire per il comunicatore, ma per tutti. Ha senso ambire a farsi capire da tutti? Eh, è un'ambizione sensata? Eh, Oppure raggiungere un minimo comune un denominatore poi appiattisce anche la comunicazione? Ecco, è un po' una domanda retorica. La risposta è a, a, a mio avviso sì. Cioè a mio avviso bisogna anche rendersi conto dei propri skills, del proprio livello, adattarsi al all'ecosistema nostro, eh, evitando di um, sgomitare. Per farsi piacere da tutti, perché tutti siano incantati da quello che si dice e da come lo si dice, perché questo è virtualmente, non virtualmente, è assolutamente impossibile. Um, impossibile perché l'essere umano è una creatura sostanzialmente viscerale che vi giudicherà al di là della vostra qualità intrinseca, ma semplicemente, lo so, hai il pizzetto, mi stai sulle palle perché è il pizzetto. Hai il jeans e la maglietta nera, mi stai sulle scatole per quello. Io sono appassionato, come qualcuno magari avrà osservato, ho una serie di t-shirt connesse al mondo del cinema, perché sono appassionato di cinema, qualcuno reputerà che uno psicologo di mezza età che va in giro con la maglietta di The Blair Witch Project è un idiota. Però d'altronde io non posso forzare la mia identità per piacere alla persona che pensa che io sia un idiota con questa maglietta, per cui mettendo le scarpe di Mogano... E la cravatta, per cui falsificando me stesso per piacere a lui o a lei, perdendo però a quel punto la connessione con un altro tipo di target che invece preferisce vedere uno psicologo informale o quello che è. Io semplicemente sono quello che sono e piacerò a un mio target e dispiacerò a un altro target. Questa dimensione va accettata. A meno che non si ambisca in qualche modo, ma anche lì è fallimentare la cosa, ripeto, non si può piacere a tutti, però non si ambisca alla dimensione pop, cioè la dimensione più ampia possibile, più orizzontale possibile, con, per cui, come dire, in campo artistico, musicale, culturale, cercare di fare quella melodia che è il tormentone estivo, non è la melodia che tiene nel tempo e che poi tiene con, una, con un settore di, di estimatore che, 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 che la perpetuano nel tempo. No, è una roba una tantum che piace un po' a tutti, ma neanche troppo. Perché naturalmente quando si fa una cosa orizzontale e piatta, sì, piace a più persone, però anche queste persone ne percepiscono la, la contingenza, no, insomma, il fatto che sia una cosa del momento. Ehm, e per cui ecco, come dire, il, la, il consiglio, cioè la, la, la nota di questo video, è il, uh, è il cercare di capire a che mondo metaforicamente si appartiene, potenziare gli skills del mondo, delle caratteristiche del mondo al quale si appartiene. Valutare se ha senso travalicare il nostro mondo per poter come dire, piacere. È chiaro che una persona si deve sviluppare e, e a ventaglio deve sviluppare capacità anche che, che non fanno parte della propria individualità di oggi, per cui domani sarà una persona più ricca e diversa. D'altro canto state attenti a non come dire a, 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 a rappresentarvi fintamente per poter incamerare più like possibili. A mio avviso, ehm, questo della come dire, eh, dell'andar d'accordo con tutti, questa impossibilità dell'andare d'accordo con tutti viene ampiamente magnificata dai social, che io devo dire, frequento per questioni professionali e personalmente in maniera molto sporadica. Ehm, prima molto di più, ora molto di meno, perché li tro trovo che siano diventati un mondo, non tutti social, eh, però forse mi riferisco più che altro a, a Facebook, non so, un mondo abbastanza sgradevole, di litigiosità um, pessime, dove chiaramente le idee delle persone vengono o male espresse o bene espresse, e comunque attaccate, e comunque svilite, in maniera maleducata, per cui... Non è, si, poteva essere una, bella, una buona piattaforma di, di, di dialettica, in realtà si, si riduce a um, come dire, espressioni soggettive buttate lì um, con qualcuno che ti dice bravo, con qualcuno che ti dice mi fai schifo, con attacchi poi personali assolutamente al di fuori del messaggio inviato, eh, e credo che appunto Facebook sia proprio l'espressione del fatto che è impossibile stare su questo pianeta sia controproducente starci col, con l'ambizione, con l'idea di, di piacere a tutti, di essere gradevoli per tutti, non c'è modo, non c'è modo, io questa cosa qua l'avevo detto in un vecchio video. Non c'è modo anche se ci mettete una buona volontà e un, un buon cuore. Ehm, incredibile, bisogna accettare il fatto che per una quota di persone saremo sempre sgraditi, sgradevoli eccetera. Per cui vivete con più serenità la vostra dimensione personale, non preoccupatevi che se coltivate la vostra dimensione personale, arricchendola anche ovviamente, a qualcuno piacerete, la vostra nicchia ecologica ehm, emergerà, si si, mostra, si paleserà e, oh, e voi stessi la creerete, modificherete, uh, foraggerete e come dire, state sereni così. State sereni così, non, non farti infartare, come dice Bart, se, um, se vedi che c'è comunque un mondo che non, non, a cui non piace, ma chi se ne frega? Chi se ne frega, ripeto... Uh, il mondo è fatto da persone con gusti, con modelli diametralmente, con morali, con etiche diametralmente opposte alle vostre e, e così resteranno nonostante tutti gli sforzi. Per cui con serenità approcciatevi a voi stessi per quello che siete. Un saluto e al prossimo video. Stai mangiando di brutto? Ti è piaciuto questo intervento che ho fatto sulla comunicazione? Tu sei una mucca comunicativa? Mm.